Quando ero paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Amelia Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Era sottile, era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il piacere di presentare un grande soprano, Virginia Zeani. Abbiamo scelto come titolo della manifestazione Di moi que je suis belle, éternellement. Naturalmente questo fa riferimento a uno dei ruoli cardine del repertorio di Virginia Zeani, anche se non è stato sicuramente il più cantato, ma uno di quelli in cui ha potuto al meglio coniugare la sua bellezza vocale con una bellezza fisica, tanto espressiva quanto proprio del suono vero e proprio. E stiamo parlando evidentemente della Thaïs. Altro ruolo grandissimo che subito non viene identificato con il canto di Virginia Zeani, ma che è altrettanto di lavoro, di livello e di valore, è quello che abbiamo appena sentito nei Poveri Fior di Adriana Lecouvreur.
Il primo momento è appunto la presentazione delle persone che saranno qua accanto a me ad Ameria Radio per ricordare e celebrare Virginia Zeani che circa un mese fa ci ha lasciato. Abbiamo accanto a me la professoressa Luisella Franchini. Buonasera Luisella. Buonasera a tutti, ciao Valerio, ciao Maurizio. E evidentemente la professoressa ha svelato anche l'ospite misterioso che è Maurizio Modugno. Grazie Maurizio di essere con noi per poter parlare di questa grandissima, grandissima cantante del Novecento. Grazie a voi, è un piacere ricordare una persona che io ho conosciuto, quindi Ma a maggior ragione. assolutamente a maggior ragione. Allora, io ho trovato, secondo me, un'ottima definizione della vocalità di Virginia Zeani nel testo Le stirpi canore di Angelo Sguerzi, nel quale appunto riconosce come ruolo cardine quello che poi effettivamente è stato, e lo vedremo nel corso della serata, appunto il ruolo di Violetta, in cui evidentemente aveva un carattere molto forte, anche originale, ed essere originale nel cantare Violetta è qualcosa di quasi incredibile. Dall'altra parte, ne abbiamo poi la possibilità di vedere, di identificare quello che è il ruolo di Violetta come cardine. Si parlò, lo parlò spesso della critica di tre soprani per le tre richieste, ora da soprano quasi lirico leggero, dall'altra parte un soprano più lirico per chiudere poi con uno spessore drammatico. Questa triplicità, fusa in unicità, c'era anche nel canto di Virginia Zeani. E appunto Sguerzi riconosceva due grandi tagli, una prima parte, diciamo, di un canto più romantico, sentimentale, e dall'altra invece un canto più vicino al virtuosismo del primo 800. Infatti abbiamo un grande interprete di Bellini, grande interprete di Donizetti, il cuore appunto è Violetta, e poi ancora la seconda parte della produzione ottocentesca, e quindi ancora appunto Poveri Fior, Verismo e Puccini. In tutto questo, Maurizio, io ti ho proposto di parlare di Virginia Zeani come soprano lirico, proprio per affrontare un pochino il cuore, per giungere poi alle grandi riscoperte che all'inizio degli anni 60 Virginia Zeani fece. Ecco qua, tu l'hai conosciuta, quindi presenta un po' quali sono i caratteri che vedi più importanti. Dunque, anzitutto la formazione di Virginia Zeani. Virginia Zehan era nata in Transilvania nel 25 e aveva rivelato subito doti musicali e attitudine al canto fin da bambina. E in Romania si era formata con Lidia Lipkovska. Era stata la sua prima maestra. Chi era Lidia Lipkovska? Era una di quelle colorature dei teatri imperiali di San Pietroburgo. Era uno stile tipico dei teatri imperiali e soprattutto del Mariinsky, e perché questi ruoli che andavano anche nelle opere russe, ma che vedevano importate Lucia, vedevano importate Lakmé, Thaisa appunto e tante altre, avevano nella Lipkovska, che era un'ucraina nata in una regione di quelle maggiormente colpite dalla guerra oggi e poi andata in Russia perché era un unico dominio, avevano in lei una protagonista grazie anche all'eccezionale bellezza, era biondissima, diafana, eccetera, e un successo enorme. Fuggita con la rivoluzione bolscevica, la Lipkovska venne in Occidente e poi se ne andò in America dove cantò al Metropolitan con Caruso, ebbe i più grandi. Poi, data l'ultima recita all'inizio degli anni 40, andò per un certo periodo in Romania. E in Romania, ebbe all'allieva la giovanissima Virginia. Ricordiamo che la Lipkovska è stata un'interprete di Traviata in tutto il mondo. Quindi la Traviata che la Zeani ha preso, l'ha presa dalla Lipkovska. E lei è stata la sua maestra in questo. Terminati gli studi a Bucarest, Virginia si trasferisce in Italia. Qui
perché allora chi voleva fare carriera andava a Milano. Nell'immediato dopoguerra o ancora guerra in corso andava a Milano e qui studia con Aureliano Pertile. E quindi due maestri straordinari, una io direi come la De Hidalgo per la Callas, ovvero sia una maestra di tecnica straordinaria, l'altro un grande esemplare della più grande capacità interpretativa della storia del tenorismo. Tenore di Toscanini, perché i numeri li aveva. Ora, Lanziani si affermò subito, debuttò con Violetta, andò in Egitto subito a fare Violetta e l'Elisir d'amore con Gigli, eccetera, eccetera, e poi cominciò questa sua carriera, come dire, multiforme, perché lei cantava tutto. Ovvero sia, giustamente hanno detto l'assoluta, perché non aveva limiti, nel senso che poteva cantare Lucia di Lammermoor, e poi la sentiremo alla fine della trasmissione, come poteva cantare Fedora, che è quasi di mezzo soprano. E la sua Fedora a Barcellona con Domingo è in disco, ha fatto epoca. Certamente le qualità vocali erano eccezionali, perché la voce era bellissima, molto personale, con un timbro molto vellutato, molto carnale anche, l'estensione era prodigiosa e la tecnica formidabile. Ma poi aveva un modo di emettere la voce, una caratteristica sua, per cui la riconoscivi immediatamente. Questa è la Lanziani. Se vai su un'altra cantante puoi non riconoscerla, può essere generica. Lei si riconosceva immediatamente. Io l'ho conosciuta in due occasioni, perché l'ho conosciuta e quindi vuol dire che ho una certa età, ma non tale da averla sentita quando ero proprio in fascia. E la prima fu all'Accademia di Romania a Roma, dove auspice Giorgio Gualersi si fece un pomeriggio sera sui cantanti rumeni. E Gualersi fece la parte storica, poi arrivarono lei e Rossi Lemeni, che era il marito. Rossi Lemeni cantò la canzone di Mefistofele di Mussorgsky, più che altro recitò, e benissimo, ma recitò. E lei cantò l'intera Why Men di Poulenc, il cui originale è per pianoforte, quindi c'era un pianista. Lei aveva una vestaglia e un telefono. Eravamo a teatro, era una cosa straordinaria e la tensione nervosa che deve avere la protagonista della Wild Man, che è sempre la caratteristica del canto di Virginia Anziani, perché non era una placida, era una che faceva Violetta perché aveva un nervosismo nel canto straordinario, una tensione eccezionale, lì in quella pagina straordinaria, in quell'atto unico che è la Wild Man di Poulenc, mi lasciò colpitissimo. Qualche anno dopo io ero alla discoteca di Stato e facemmo un pomeriggio dedicato a lei con altri critici, eccetera. E lì mi stupì la sua timidezza. Ovvero sia, lei aveva paura di che si parlasse di lei. No, disse, non facciamo ascoltare troppa roba, non vale la pena. Io sì, va bene, ma poi in fondo, no, la gente si annoia a sentirmi. Insomma, non aveva una grande opinione di sé. E che ci stupì tutti, perché noi tutti l'ammiravamo. Anche perché Virginia Anziani e Rossi Lemeni, ma devo dire per la bellezza e anche l'affabilità, lei era una donna veramente affabile sotto ogni punto di vista, era stata una protagonista della Roma degli anni 50-60. Perché chi era il grande soprano dell'opera di Roma? La Tebaldi no, la Callas no, la Stella ci ha cantato parecchie volte, ma poi non vedeva l'ora di andare altrove. La soprano grandissima e adorata a Roma era la Lanziani. La Lanziani era nel jet set romano, tra Fregene, con Fellini, con Iverdone, con tutti quelli del cinema,
a teatro. C'era la cosa curiosa che la moglie di Sandro Perrone, che era uno dei grandi giornalisti del Messaggero, era quasi la sua sosia e quindi le confondevano. Queste due donne bellissime nella platea dell'opera facevano storia. E quindi lei a Roma ha segnato veramente forse il culmine della sua carriera. Sì, poi è andata al Metropolitan, da Covent Garden, siamo d'accordo. Tant'è che poi, quando per la sua duttilità, una che aveva cantato appunto Traviata come Lucia di Lammermoor, si decise, ed era l'inizio delle celebrazioni rossiniane del 68 per la morte di Rossini, di mettere in scena l'Otello di Rossini, non quello di Verdi, quello di Rossini, in un allestimento che ha girato il mondo, di Giorgio De Chinico, una cosa meravigliosa, chiamarono lei per fare Desdemona. I tenori si alternavano, poi questo, tutta la produzione andò a New York, al Metropolitan, e credo anche altrove. Dirigeva Previtali, ne furono fatti dischi, due edizioni di dischi dal vivo e una in studio, una selezione. Ma lei fu una Desdemona incredibile. Lei fece suo il tipo di canto richiesto per quel personaggio che era nato per Isabella Colbran, in una maniera talmente patetica e talmente commovente che, a detta, e l'abbiamo tanto nominato per dirne male, ma dallo stesso Celletti, è ritenuta ineguagliabile. Direi che adesso quindi possiamo passare assolutamente all'ascolto di questa grande, la canzone del Salice, Assisa a piè d'un Salice, che appunto è la grande canzone del Salice dell'Otello di Rossini. Direi che possiamo agevolmente dare il buon ascolto.
Ora abbiamo effettivamente ascoltato questa grande edizione della canzone del Salice e non possiamo che condividere il parere di Cennetti. Allora, Luisella, Maurizio ha parlato prima della formazione milanese di Virginia Zeani. Perché e che tipo di ruolo e di rapporto ha avuto con Pertile proprio negli ultimissimi anni 40 e primissimi anni 50? Allora, prima di dire due parole sul rapporto con Aureliano Pertile, volevo citare una notizia che ho trovato sfogliando la biografia della signora Zeani. Nell'arco della sua intera carriera, la signora Zeani ha annullato solo due impegni tra migliaia di rappresentazioni. Questo mi ha veramente colpito perché dà l'idea di quella fermezza, di quel rigore di cui prima Maurizio parlava. Comunque, la Virginia Zeani arriva in Italia e conosce una coppia di amici, il colonnello Giovannini con la moglie, che praticamente adottano questa giovane ragazza. E una sera parlando, lei studia lira, dice: "Ma noi siamo molto amici di Aureliano Pertile", e lei lo conosce. E Virginia Zeani dice che le si è fermato il cuore perché Pertile era il suo grande mito, il suo grande sogno. E questi amici volentieri le danno l'indirizzo, la introducono e lei racconta che va all'abitazione di Pertile, suona la porta, apre Pertile in persona e l'emozione è stata così grande, lei racconta, che si è messa a piangere con Pertile e la moglie, che sono rimasti praticamente a guardarla, non riusciva a parlare. Comunque, lei sapeva che lui era professore di conservatorio e gli chiede se poteva darle qualche consiglio. Lui le fissa un appuntamento per il giorno successivo, ci sarà stato anche il pianista, e la prima cosa che lui canta è la Bohème, lei la conosceva benissimo, e Pertile le dice: "Bellissima voce, con molti colori, dobbiamo lavorare molto sull'addizione." E così comincia il loro rapporto. Dopo la Bohème canta la Traviata e le dice anche che dal punto di vista tecnico non c'erano particolari problemi e più che altro era un problema di dizione. Ricorda Virginia Zeani, quello che io ho imparato da Pertile è l'importanza della frase musicale. L'ho capita con lui e studiando con lui ho imparato ad adattarla a quelle che erano le mie qualità. Mi sembra molto, molto interessante quello che dicevamo prima con Maurizio. Sicuramente non si è il tenore di Toscanini per niente. L'addizione, l'impostazione, il gioco cromatico di Pertile ancora oggi è strabiliante, è quello che lo rende ancora oggi, a distanza di praticamente 100 anni da alcune sue incisioni, di un'attualità, di un'evidenza e di una, non so come dirvi, sottigliezza di fraseggio incredibile. Ma tornando a... Diceva la signora Zeani che era anche un uomo affascinante, Pertile. Le colleghe si innamoravano regolarmente di lui, questo è quello che lei racconta. Beh, sai, comunque era un cantante di grandissimo magnetismo e di grandissima, comunque, proprio un approccio tale, scenico, molto forte, quindi anche un grande carisma, evidentemente, fuori e dentro il palcoscenico. Dicevamo appunto il ruolo che ha avuto nel recupero di Rossini, ma per certi versi ci sono stati anche dei recuperi interessanti di altre opere, per esempio Maurizio, non so, io penso all'Alzira sempre al Teatro dell'Opera di Roma, o alla Maria di Rouen, cioè
Che cosa ha dato Virginia Zeani a queste opere per certi versi dimenticate, come per certi versi anche particolarissimo è l'incursione nel repertorio verista, che più verista non si può, con il piccolo Marat, per esempio? Guarda, la duttilità della Zeani era tale che lei, naturalmente pur con gli usi del tempo, cantò ancora Rossini, cantò la Zelmira di Rossini. Esatto. Il primo repêchage, sempre all'Opera di Roma, il primo repêchage moderno della Zelmira di Rossini, il problema erano i tenori che sono poi i veri protagonisti dell'opera, che non erano all'altezza di quelli che sono poi stati nelle edizioni di Pesaro, Blake, Merritt, Matteuzzi, eccetera. Tuttavia lei fece una splendida Zelmira, così come poi fece un grande scalpore la ripresa dell'Alzira, che non si faceva dai tempi di Verdi, dove in questa ambientazione esotica, e ci sono le fotografie, la Zeani che arrivava con questi costumi Maya, Incas, non so, era una scena nella scena. Ci sono appunto le fotografie che dicono di una bellezza hollywoodiana, quasi a livello di Hedy Lamarr o altre grandi dello schermo di Hollywood. E certamente lei era sempre all'altezza di queste cose, perché poi ha fatto anche tante altre cose, ma ricordo che lei poi ha registrato nei tantissimi concerti radiofonici che ha fatto molti Martini e Rossi, anche l'Anna Bolena, delle pagine dell'Anna Bolena, bellissime, ha ripreso tanto di Donizetti, di Bellini, cantava normalmente nei recital La Sonnambula, non ricordo se l'ha cantata anche in teatro, non credo, e insomma non si è avventurata nei ruoli da gran drammatico, ovvero sia, ha cantato dei ruoli, lei era un lirico spinto, e non è mai andata oltre le sue possibilità, sia pure cantando una quantità di opere immensa, ma non ha mai cantato Norma. Non ha mai cantato Turandot, naturalmente, non ha mai cantato i ruoli più pesanti, perché non erano nelle sue corde e non erano nella sua voce. E una carriera che è andata avanti per oltre 40 anni si fa anche con la coscienza di se stessi. Assolutamente. E io mi sono molto interrogato su di lei quando abbiamo presentato a Roma, qualche anno fa, il libro che è stato fatto proprio in Romania come testo, ma poi pubblicato in Italia. E quindi ho riascoltato la Zeani dopo molto tempo. E quando presentammo il libro, io dissi una cosa: noi non ci siamo mai resi conto di chi era la Zeani. Quali parole parlava il canto della Zeani rispetto a una Tebaldi, a una Callas, a una Caballé, a una Sutherland? Beh, ecco, io dissi, la Zeani cantava la donna. Lei aveva una femminilità in questo suo canto straordinaria, avvolgente, meravigliosa, veramente unica in questo suo genere, perché la Callas era una dea, era una maga, ma non è che fosse, come dire, una femminile, era autoritaria, potente. La Tebaldi in fondo è sempre rimasta la ragazza, non la donna della porta accanto, la ragazza. E altre sono andate poi nel genere più fortemente astratto, come la Sutherland, un soprano di coloratura, sia pure con una voce enorme. Ma la Zeani è stata in scena donna. E questo che io dissi mi valse una lettera della Zeani, perché poi a lei le arrivò la registrazione della presentazione, dissi anche tante altre. E lei disse, mi scrisse, io ho ancora quella mail mandatami da Miami dove viveva. Lei
mi ha capita perfettamente. Io sono contenta che lei abbia avuto la possibilità di capire perfettamente quella che io ho voluto essere sul palcoscenico, nei miei personaggi, una donna. E questo credo che sia un unicum nel suo genere. Assolutamente. Anche perché tu dici, tu vedi la continuità della femminilità che si può declinare in Thais come in Violetta, però tu vedi naturalmente la continuità. Però su questo è sicuramente un elemento di indagine interessante, anche perché effettivamente io ritrovo l'idea di che tu dici è corretta, perché effettivamente i soprani che si muovevano in quei tempi anche con un repertorio di vastissima ampiezza, quasi paragonabile, io penso magari alla Caballé per certi versi, che ha avuto un repertorio altrettanto ampio, o diciamo una Leila Genger, che purtroppo non ha avuto in tutto il discernimento che ha avuto la Virginia Zeani nel cogliere magari i ruoli che potevano essere più consoni alla sua voce, non tanto alla sua personalità. Effettivamente anche di queste tre sicuramente il tratto più evidente rimane la femminilità della Zeani, è palese, sì assolutamente. Questo proprio le permetteva di passare dai ruoli di bel canto e quindi di stile ai ruoli del cosiddetto verismo, ma che lei non ha mai cantato in una maniera verista. Questi ruoli, lei, Tosca, Butterfly soprattutto, Mimì, ma non era, forse lei era un po' troppo donna per Mimì, ovviamente Fedora, ovviamente Adriana Le Couvreur, il suo ingresso in Adriana Le Couvreur era impressionante e prima abbiamo sentito cosa era capace di fare. Ecco, questo verismo sentimentale che lei ha colto in pieno, ripulendolo da ogni scoria di eccesso, perché lei è stata una cantante molto castigata, molto stilizzata, non ha mai spinto oltre quella che era la sua naturale eleganza. Certo, assolutamente. Ora, Luisella, noi abbiamo detto, e questo, siccome poi sentiremo, il prossimo ascolto è proprio una pagina del passato, dell'incisione Decca con Gavazzeni, quindi diciamo quasi anche il suo debutto discografico ufficiale. Violetta è stato un ruolo cardine. Maurizio ha mostrato in maniera molto evidente la matrice femminile che pervade il dramma di Violetta, la tensione drammatica che sfogava nel terzo atto in Grand'io morirsi giovane, che forse era il punto più alto della sua Violetta, ma è stato anche il ruolo che forse ha cantato di più ed è stata forse una delle più presenti come Violetta. 648 volte. L'ho trovato anch'io, infatti. Oggi l'ho cercato e l'ho trovato. Volevo aggiungere alle parole bellissime di Maurizio, da una definizione della signora Zeani che ho trovato dell'amico e vicino di casa Federico Fellini. Fellini aveva detto di lei: personificava la bellezza del soprano d'opera. E mi sembra una definizione molto molto bella. Per quel che riguarda Violetta, le è stato proprio chiesto nel corso di un'intervista: signora, chi è Violetta? Come si fa questo ruolo? E lei ha dato una risposta, per il mio, molto interessante. Dice: Violetta non è la creazione del soprano che la interpreta, è la creazione di Verdi, perché i personaggi sono sempre personaggi musicali, dice la Zeani, la musica è il loro corpo, il loro spirito. Ora, Violetta è stata creata da Verdi e il soprano che la interpreta la percepisce anzitutto attraverso
la musica di Verdi. Poi usa una metafora, dice come se ci fosse un modello e si dovesse riempire un modello. E aggiunge che di tutta l'opera il primo atto è veramente uno degli atti più difficili d'opera per un soprano. Cita anche un mi bemolle presente nel primo atto, che è uno dei punti più alti di coloratura di Violetta, e dice: se la voce non lo permette, non bisogna avventurarsi. Io ho cantato la Traviata per 27 anni e ho sempre fatto quel mi bemolle. A un certo punto non l'ho più fatto perché la mia voce non mi accompagnava più. E dice anche un'altra cosa molto interessante a proposito della sua interpretazione. Ci si evolve nel tempo insieme al personaggio. I pensieri della cantante di 20 anni non sono i pensieri della cantante di 40, ma sempre Violetta è. Ci accompagna sempre. E l'ultima cosa che mi ha molto colpito, dice: ogni critico, ogni spettatore ha la sua Violetta preferita, ce ne sono tante. Lei cita Maria Callas, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Renata Tebaldi. Siamo molto diverse, diceva, fisicamente, come mentalità, come sensibilità e naturalmente come voce. Ma quando cantiamo la Traviata, noi tutte abbiamo in profondità qualcosa in comune. Grande cantante, ma anche donna intelligente. E molto sensibile, direi molto consapevole, con una grande coscienza di sé e del ruolo. Assolutamente. Io qua concludo perché poi abbiamo il nostro ascolto, però devo dire anche che era una donna anche colta, laureata in lettere e filosofia, quindi diciamo che era, diciamo, anche in buona compagnia, quindi condivideva anche i nostri interessi. Allora, io direi che possiamo dare il buon ascolto con Addio del passato. Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora, al freddo e in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per il suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germo. E tardi. Thank you.
Abbiamo appena sentito appunto l'addio del passato con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Gavazzeni e ora dobbiamo vedere la continuità che può essere appunto questo concetto di femminilità, di bellezza, ma per certi versi anche di donna perduta, che lega Violetta a Thaïs, due opere stilisticamente molto diverse, anche per l'approccio evidentemente più sensuale, più decadente nella produzione appunto della Thaïs, invece comunque con ancora un alto spessore romantico, benché in entrambi ci sia anche una vena di realismo, se così vogliamo. Quali sono le caratteristiche di queste due grandi creazioni di Virginia Zeani, Maurizio? Beh, certamente Violetta l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita e ha pochi rivali, ha poche rivali, perché ecco innanzitutto l'adattarsi, essere all'altezza perfettamente dei tre atti. E questo a molte non è stato possibile. Ciò che si deve fare nell'ultimo atto è immensamente diverso da quello che si deve fare nel primo. E poi comunque bisogna avere una continuità in questo, nell'esibizione a cuore aperto del personaggio, perché il personaggio non si nasconde mai, cerca di nascondersi nella festa del primo atto, ma non si nasconde. E viene poi fuori man mano alla fine del primo atto, e poi dopo Violetta è allo scoperto. Tutto quello che è lei viene fuori, e dunque una Callas, ricordiamo le recite di Londra o di Lisbona nel 58, o appunto una Zeani, arrivavano al fondo del personaggio, ne tiravano fuori tutto quello che era possibile trarne in una visione profondamente tragica, profondamente drammatica, Callas. L'altra in una visione, direi, molto più lirica, molto più appunto femminile, molto più vittima di quanto la Callas non fosse. Thaïs è un'opera del 1889, scritta per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889. È coetanea della Tour Eiffel, e Massenet la scrisse proprio per le manifestazioni dell'Expo dell'89, dedicandola a Sybil Sanderson, che era questa coloratura americana e che era venuta a Parigi con la madre, al seguito era figlia di un grande industriale e aveva una voce straordinaria, ma era un coloratura. Possiamo pensare alla Sils. Molte hanno cantato Thaïs. Io penso, per fare un paragone che mi sembra calzi molto con la Zeani, alla maestra della Tebaldi, a Carmen Melis. Carmen Melis è stata una grande Thaïs, una grande seduttrice in scena, e era una donna bellissima, e aveva un timbro vellutato e scuro come quello della Zeani, e Thaïs era uno dei suoi ruoli forti, uno dei suoi ruoli straordinari. La Zeani ha cantato Thaïs in scena con Bastianini a Napoli, e immaginiamo queste recite, ma l'incisione che ha fatto dell'aria è in un francese assolutamente perfetto, sembra una cantante francese, e io devo dire, non trovo paragoni per l'esecuzione di quest'aria. Tante l'hanno cantata molto bene, ma così nessuna. Beh, allora sì, sicuramente il nostro pubblico sarà interessatissimo ad ascoltare l'aria dello specchio, anche perché è un'aria che, diciamo, non è molto spesso eseguita, ma è una pagina di grandissimo valore musicale. Quindi, evidentemente, poi lo sai, io di fronte a te io sono sempre molto deferente, ma di fronte alla tua competenza su Massenet, proprio la deferenza diventa quasi, cioè, idolatria, perché io,
purtroppo ho questo buco enorme, quindi sai, ignoranza messa e mezza ignoranza. Io Massimo lo conosco molto molto poco e comunque devo dire che lo sto apprezzando proprio grazie alle letture che tu mi hai proposto, diciamo musicali e anche non musicali, collaterali, perché ne parli in un tuo scritto, nelle prime pagine parli della Scarmonda, allora mi hai invitato ad ascoltarla, non l'avevo mai sentita, è stata una bellissima occasione. Beh, ma il pupo può essere facilmente erudito, basta comprare l'invito all'ascolto di Massenet di tale Maurizio Modugno, Murcia, tuttora reperibile. Esatto. Posso aggiungere una cosa? Io, Maurizio, ho scoperto da te, non lo sapevo, che il Massival del nostro cuore di Maupassant, libro da me adorato, e Massenet, me l'hai detto tu, io non lo sapevo, l'ho letto per una vita e non sapevo questo. E la cantante che c'è in Notre Coeur di Maupassant è la Sanderson, è la prima interprete di Thaïs, cioè è una ripresa dal vero della, perché poi ci fu una relazione tra Massenet e la Sanderson, e Maupassant la mette in scena nel suo romanzo. Nonostante la madre. Anzi. È visto. Quindi rimaniamo in questo clima seduttivo Thaïs, fin di siècle, ascoltando appunto la romanza dello specchio. Buon ascolto. Thank you.
Abbiamo quindi sentito questa edizione in francese, appunto, dell'Aria dello Specchio della Thaïs, e la parte finale, che abbiamo per certi versi anticipato, sarà legata alla grande cadenza della scena della pazzia di Lucia. Abbiamo già parlato di ruoli belliniani tipicamente belcantistici, abbiamo citato la sonnambula, abbiamo citato i puritani, abbiamo parlato di Bolena, della Maria di Rouen, di Elisir e anche Barbiere, perché fece anche Barbiere. Virginia Arzeani ha dato questa femminilità anche a questi ruoli di ascendenza romantica e belcantistica. Qual è stato quindi il suo apporto a questo repertorio? Beh, diciamo che l'opera che ha cantato, le due opere che ha cantato di più sono stati i Puritani, dove era spesso col marito Nicola Rossi Lemeni in scena, che faceva uno dei due lord, faceva lo zio. E i Puritani, credo che esista anche un'edizione con Raimondi sua, intera, notevolissima. E poi ha cantato Lucia, abbastanza di frequente, e non saprei quale dei due ruoli è più difficile, ma certamente la Zeani non cantava con sconti, quello che c'era da cantare lo cantava tutto. Oggi diciamo la pazzia con la scena della la cadenza col flauto è aggiuntiva, forse della Melba, forse più tarda. Ma insomma, all'epoca non si concepiva una Lucia senza la cadenza col flauto, che probabilmente forse veniva anche da usi ottocenteschi, perché ricordiamo che la Callas cantava le variazioni di Proc che hanno il flauto obbligato, e quindi questi soprani di coloratura imperiale o russi o spagnoli avevano questo repertorio, e certamente la Lucia, la Zeani l'ha studiata con la Lipkowska, portandovi poi il suo apporto espressivo, naturalmente, non era un usignolo a roulade, come si suol dire, e meccanico. E noi sentiamo solo questo frammento della cadenza, che è impressionante. È mirabolante, è una cosa straordinaria, non si capisce chi sia il flauto, ed è veramente, credo, un omaggio finale a quella che, oltre a essere stata una grande interprete, una bellissima donna, una cantante con delle caratteristiche uniche, è stata una anche che aveva un bagaglio tecnico assolutamente straordinario. Questo sicuramente è un elemento importante, anche perché molta critica riconosceva a lei, ed era anche un po' difficile non riconoscerlo, una passionalità nel timbro, ma qualche incertezza nell'ambito virtuosistico. Invece, ma non è vero. No, infatti, è proprio questo il punto, va assolutamente rivista questo punto, perché assolutamente la completezza del ruolo di Violetta, cioè una risposta d'altissimo livello del finale primo, una crescita lirica fino a un approdo drammatico, una Lucia, i Puritani, che sono comunque opere che lei ha tenuto stabilmente in repertorio, ci indicano effettivamente questa ricchezza di bagaglio tecnico straordinario, e evidentemente
anche, e in questo si vede, anche per riallacciarci a quello che diceva Luisella in prima battuta, anche la dizione è una dizione di altissimo livello, sia in italiano sia in francese, che risente sicuramente della correttezza impostagli e dalla cura impostagli da Pertile. Ma soprattutto devo dire che ha una dolcezza, una morbidezza vocale che molto spesso non è sempre così presente con le voci che noi definiamo genericamente slave. E questo ha un altro carattere sicuramente particolare, facilmente riconoscibile di Virginia Zeani. Ricordiamoci che però non vorremmo offendere il popolo rumeno non è un popolo slavo, ma è un popolo latino. Sì, sì, no, per carità, assolutamente. E lei ci teneva molto a questo, tanto più che lei apparteneva a quella enclave cattolica, tra l'altro, non ortodossa, della Transilvania, e che è una zona molto particolare della Romania, che ha tradizioni ancora più accentuatamente latine del resto della Romania. Lì la parte russicheggiante non è entrata, tant'è che sono rimasti cattolici come erano in origine. Certo. Lei era anche una donna molto religiosa, molto di fede. Questo non lo sapevo ed è comunque un'informazione importante. Io ringrazio evidentemente per cavalleria prima Luisella per il suo apporto storico che sempre ci dà le coordinate più corrette per collocare nel tempo e nello spazio una grande voce, questa quella di Virginia Zeani, e soprattutto grazie a Maurizio perché come sempre è riuscito a penetrare il mistero della voce umana. Anche perché è abilissimo nell'andare oltre il velo di Maya. Questo è quello che mi piace molto, perché la cosa che dici, ma te lo dico veramente col cuore, è la possibilità di veramente leggere e interpretare un cantante in un'ottica, in una prospettiva diversa. Quindi è sicuramente veramente interessante ascoltare il lato della trasversalità al femminile di Virginia Zeani. Penso che sia davvero la chiave di volta per capire la grandezza di Virginia Zeani. Di questo ti sono veramente grato per averlo condiviso con noi e con tutto il pubblico di Ameria Radio. Grazie. Io sono grato a voi e soprattutto sono grato alla signora Zeani. Assolutamente. Certo. Buonasera a tutti e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Grazie veramente. Un abbraccio a tutti e grazie veramente. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Thank you.
Amedia Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'Opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Era un miraggio vago, leggero, gentile.